Ancora una volta ciao ragazzi, bentornati! Oggi è un video stra mega epico che state per vedere. Un video in cui spacchetteremo 666.000 gemme. Avreste mai pensato di arrivare a un confine così fuori dal mondo su Clash Royale? Ebbene, oggi io vi ci porterò. Siete... morte. Siete pro... distruzione. Oh cavolo. Che diavolo? Oscurità, sangue. Cavolo, è sangue. Cenere e fiamme. Cosa mi sta succedendo? Cosa mi sta succedendo? Sento un suono. Cos'è questo ronzio? Cos'è questo ronzio? Cos'è questo ronzio? Io sono sempre qui, sempre nascosto nell'armadio, come l'uomo nero. E ogni volta che dimenticherai di lasciare un pollice in su, io uscirò fuori. Io verrò fuori dall'armadio. E tu non saprai se nell'ultimo video che vedrai sarò io o Lion. Come farai a distinguere? Come potrai sapere se sono io o lui? Ma oggi sono qui per un motivo particolare. Se questo video, proprio questo, non raggiungerà i 35.000 pollici in su, tu, voi, non rivedrete mai più Lion. Vi siete tanto divertiti, vero? Vi siete divertiti a prendermi in giro. Mi avete torturato in un videogioco. Ma io non sono un giocattolo, io sono Evil Lion. E voi fareste meglio a prendermi sul serio. Non sono uno scherzo, io sono reale. Controllate sotto il vostro letto questa notte, perché per quanto ne potete sapere, forse anche voi avete una versione cattiva che aspetta il momento giusto, quell'attimo di debolezza in chi vi vuole bene, per venire fuori e prendere il vostro posto nella vita di tutti i giorni. Se un vostro amico, che so, magari da un giorno all'altro si comporterà diversamente, beh, forse ora avete capito perché. Ciao ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Wow, per togliere quella roba dalla faccia ci è voluto un quarto d'ora di sapone. E credo che ancora non sia andata via del tutto. Che schifo. Ragazzi, perdonatemi, ho voluto fare questo pesce d'aprile, papà, perché oggi è 1° aprile, guardate il calendario. Ve l'ho fatta, malandrini, non ve l'aspettavate, E io sono stato un birbone. Vi ho trollati alla grandissima. Voglio che scriviate nei commenti chi di voi ci è cascato in qualche modo e si è scagazzato un pochino addosso guardando il video. Io vi confesso che mentre lo montavo un po' di paura mi è venuta, perché fa paura quelli vollaio. Bisogna stare attenti, ci assale un giorno o l'altro. Comunque, vi chiedo scusa per questo video particolare, ci tenevo a farvi questo scherzo, proprio mi è partito dal profondo del cuore. E da domani ci saranno di nuovo video normali, senza i vollaio, lo chiudiamo nell'armadio. Ciao ragazzi!